l'esperienza che ci siamo portati avanti e che stiamo cercando di diffondere è proprio quella dell'aiuto e del rapporto che deve sussistere necessariamente tra mondo accademico, mondo rievocativo, istituzioni, perché l'uno non può essere svincolato dall'altro. Proprio in base a questa esperienza ci siamo fatti l'idea che l'istituzione non ha mai pensato di tutelare questo mondo perché non lo conosce, e non lo conosce perché non può toccare con mano quelle che sono le caratteristiche che lo compongono. Così come è fondamentale l'interazione tra chi fa rievocazione storica a livello più basso fino alla ricostruzione vera e propria con il mondo accademico. Da questo punto di vista è fondamentale che non solo chi fa rievocazione storica abbia una concezione dello studio che c'è dietro e quindi alzi il livello di quello che va a proporre, ma anche è altresì importante che chi va a vedere sappia riconoscere una rievocazione storica ben fatta, così che si crei quel meccanismo per cui c'è un supporto e uno spronare che parte da due punti di vista. Perché la rievocazione storica, come tanti altri settori del sociale italiano, è molto eterogenea, non soltanto dal punto di vista storico, per realizzare le rievocazioni, ma anche proprio per la gestione di queste rievocazioni. Se voi pensate che 30 anni fa le grandi manifestazioni in Italia erano al massimo 30, e non abbiamo una statistica certa, però siamo molto vicini a quello che vi sto dicendo, ai 500 gruppi in Italia che fanno rievocazione storica, ma anche molto di più, Forse senza tantissime manifestazioni che al di là dei giochi storici che sono diventati ormai famosi, anche recuperati da amministrazioni nazionali ormai a noi lontane. Di qualche anno fa i numeri sono talmente vasti e coinvolgono talmente tante persone che effettivamente è un po' difficile mettere insieme tutti. Noi ci stiamo provando, cercando di dare il nostro contributo come Stati Generali, cioè vuol dire come tutti i rievocatori, perché noi facciamo parlare chi la rievocazione storica la fa, cioè non c'è nulla, non c'è un'imposizione dall'alto. Io e Roberta e Alessandro e tutti quelli che hanno pensato di fare gli Stati Generali per la prima volta, erano soltanto, noi siamo soltanto un anello di coordinamento della voce di tutti gli evocatori. Volevo soffermarmi in realtà su tre, a mio avviso, e non solo a mio avviso, dei più alti capolavori della storia dell'arte non medievale, della storia dell'arte. Tre evangelari, quello di Darro, quello di Lindisfarne e quello di Kells, che a mio avviso restano la più alta creazione che l'Irlanda e diciamo anche la parte nord dell'Inghilterra, lo vedremo, erano tutte filiazioni monasteriali abbastanza legate tra di loro, hanno lasciato appunto alla civiltà. Dovete pensare che in Occidente erano arrivati i famosi barbari, virgolettiamolo questo termine, e tutto quello che era dedicato alla cultura e alla scrittura, al libro, se vogliamo, passò in queste terre lontanissime. Iniziamo, è un viaggio abbastanza strano. E mi vorrei soffermare intanto sul primo tema del mio titolo, Magia, leggendovi una frase di un grandissimo storico della scrittura che chiarisce subito, in pochissime righe, quello che vogliamo dire. Nella scrittura è sempre insito, si tratta di Petrucci, è sempre insito anche un aspetto figurale, è perciò visivo del segno grafico e della serie di segni grafici che può assumere ed ha assunto, a seconda dei periodi e degli ambienti culturali, ora un significato magico-evocativo, ora un significato estetico, ora ambedue questi significati insieme. Ed è quello che andremo a vedere. Con il primissimo esempio, che è questo famoso Katak di San Colomba. Katak in irlandese significa guerriero, e intanto iniziamo a vedere la magia. Pare, alcune fonti ci dicono, che questo Katak venisse portato in battaglia come talismano.
E infatti si potrebbe supporre anche questa cosa, perché in realtà sono soltanto sopravvissuti pochissimi fogli oggi conservati alla Royal of Irish Academy, come vedete vi ho segnato l'indicazione. E dunque, probabilmente realizzato nel tardo VI secolo, qualcuno lo lega al nome di San Colomba, quel famoso santo che appunto abbiamo citato prima e che portò il cristianesimo in Irlanda. In realtà vi ho messo queste tre immagini per mostrarvi una cosa fondamentale. Vedete, c'è una lettera iniziale sovradimensionata. Questo inizio di sovradimensione della lettera diverrà un tratto fondamentale per tutti i libri del Medioevo. L'antichità classica non sopportava molto la lettera iniziale, non dava un segno distintivo tra le varie parole e quindi nemmeno un segno distintivo ad inizio di parola. Quando, in pochissimi casi, come il famosissimo Virgilio Vaticano, la lettera iniziale è sovradimensionata, è spostata però dallo specchio di scrittura, come se fosse un qualcosa che non poteva far parte dell'estetica e del segno della scrittura vero e proprio, e quindi doveva essere messa al lato. Gli irlandesi invece che fanno? E lo vedete. La realizzano all'interno dello specchio di scrittura, quasi come un diminuendo, quasi come una sorta di piccolissima sinfonia, un inizio di sinfonia, che a poco si riduce in dimensioni e poi va a confluire nel testo scritto. Vogliamo fare un gioco? Riusciamo a capire che cosa sta scritto? È difficile. È difficile perché? Per il discorso che prima leggevamo di Petrucci. La scrittura perde la sua definizione, diciamo, estetica. La lettera può diventare qualsiasi cosa. Lo sarà per tutto il Medioevo, è un'invenzione irlandese. La lettera è un caleidoscopio, si gira, si muove, cambia forma. Perché? Perché assume anche l'aspetto strettamente visivo. Il libro è un oggetto, una sorta di reliquia che resta lì sull'altare e viene guardato dal fedele. Il fedele intanto sente i suoni che il celebrante pronuncia. Molto spesso probabilmente non sapeva nemmeno leggerli quei suoni. Quindi per questo motivo la lettera perde il suo significato ma diventa immagine. Ed è il secondo degli aspetti del titolo, il segno. Il segno diventa immagine. E all'interno del libro di Darwin troviamo cose strepitose come queste, le famose carpet page, e soffermatevi sull'immagine che vedete alla vostra destra, quell'intreccio di figure sarà un altro degli elementi tipici del libro medievale, ma non solo del libro medievale, andrà a finire nella scultura, andrà a finire in altri testi, se volete, diversi da quelli dei Vangeli. E vedete la figura invece sulla sinistra, si tratta del simbolo di Giovanni, del simbolo dell'Evangelista Giovanni. Attenzione, il libro di Darrow porta una tradizione diversa da quella famosa arrivata a noi della Vulgata, cioè quando i simboli degli Evangelisti di Matteo e Giovanni erano invertiti, e questo è l'inizio del Vangelo di Giovanni. Ma come funziona il libro di Darwin? Che sono queste pagine? Prima dell'inizio di ogni Vangelo, il miniatore realizza un'immagine del simbolo, quella che vedete a sinistra in questo caso, e queste famose carpet page, chiamate così perché appunto assomigliano a un tappeto. Parlerò, diciamo, farò prima un breve riassunto delle varie invenzioni, poi cercherò di applicare il moderno concetto di start-up alle imprese medievali, e mi è sembrato che funzioni molto meglio il concetto definito da una legge del 2012 col Medioevo e col Rinascimento piuttosto che con l'epoca attuale, almeno questo è un parere mio. Diciamo che molte delle principali invenzioni medievali nascono chiaramente nel periodo della ripresa demografica, della rinascita delle città. Possiamo citare per esempio l'aratro pesante in metallo che dava una resa cerealicola molto maggiore di quello precedente, il mulino a energia idraulica che ha moltissime applicazioni, dalla macina del grano alla follatura dei panni, alla triturazione di tutti quei materiali come il materiale conciante o il vetro che servivano alle manifatture medievali, e addirittura si è parlato di rivoluzione industriale del Medioevo in seguito all'applicazione dell'energia idraulica. Poi un'altra invenzione importantissima, la carta, anche in questo caso non è un'invenzione nuova, esisteva già in Cina, la portano, usata dagli arabi. Arriva Fabriano nel 200 e a Fabriano si mette appunto
un procedimento fondamentale, cioè quello di utilizzare la gelatina animale, che rende la carta un supporto molto più sicuro rispetto alla colla che usavano gli arabi e che attirava i parassiti. E questo è importantissimo perché in questo momento, nel 200, abbiamo tutta una, vengono redatti i primi statuti comunali, gli statuti delle arti, c'è una moltiplicazione della documentazione scritta, la documentazione mercantile, la documentazione notarile, quindi si ha bisogno di un supporto che sia ben sicuro, che non si deteriori. E quindi la gelatina animale e la carta di Fabriano poi avrà un successo incredibile. Infatti io ho sempre studiato i cartolari notarili e proprio dalla fine del 200 troviamo nei documenti la sostituzione della pergamena alla carta. La seconda cosa molto importante è che tutto questo, tutte queste innovazioni rispondono agli stimoli del mercato, nel senso che si crea una domanda del mercato volta alla produzione concorrenziale di oggetti anche di poco prezzo, oggetti che però erano fondamentali per sostenere le botteghe degli artisti, per cui abbiamo anche le botteghe più importanti, qui siamo nel 400, botteghe tipo quelle dei fratelli Pollaiolo, di Perugino Neri di Bicci, Bernardo Rossellino, Donatello, che accanto alle produzioni importanti che soddisfavano la committenza di corte e che però erano difficilissime da farsi pagare, realizzano tutte queste cose, questi prodotti in serie facilmente vendibili, con cui riescono a farsi, diciamo, a crearsi una protezione economica per poi far fronte alle commissioni più importanti. Lo slargo, che potete tutti vedere, attraversando il Ponte Vecchio, ma ci dice anche che questo fu fatto perché sostanzialmente il visitatore, il viaggiatore e anche il cittadino fiorentino avrebbe potuto ammirare il panorama da una parte e dall'altra. Oh, dicevamo, abbiamo parlato di molte funzioni della piazza, naturalmente la storia delle piazze e anche la storia e la vicenda plurisecolare delle aree adibite a mercato. E vengo all'altro termine del binomio. Se per noi non è molto difficile immaginare appunto ruolo, funzioni, fisionomia delle piazze, visto che viviamo spesso, poi nell'Italia centrale in particolare, ma insomma un po' in tutta Italia, immersi in un passato che è anche il nostro presente, no? Molte città hanno ancora l'impianto medievale, quando invece pensiamo al mercato, oggi, lo facciamo generalmente in termini astratti, cioè pensiamo a quelle forze, non sempre chiaramente identificabili, che con il loro agire determinano e influiscono sulla formazione dei prezzi delle varie merci. O anche ci riferiamo all'insieme delle interrelazioni che vengono a determinarsi tra i produttori, i commercianti e i consumatori. O addirittura decliniamo la parola mercato in altre accezioni, diciamo così, settoriali, mercato finanziario, monetario, immobiliare, mercato del lavoro, economia di mercato, un termine molto importante nella storia economica anche medievale. L'impressione è invece dagli autori del 200, del 300, italiano e non solo, che l'idea che gli uomini del Medioevo avevano del mercato era quella proprio invece di un luogo fisico, il luogo in cui si svolgeva il commercio di determinati beni. Del resto, diciamo, nella lingua italiana questa ambiguità fra il mercato in senso astratto e il mercato in senso concreto è evidente nel fatto che c'è un solo termine per tutte e due, diciamo, le accezioni. Se prendiamo l'inglese invece abbiamo due termini, abbiamo market per quanto riguarda, diciamo, il termine più generale, abbiamo marketplace per quanto riguarda invece il luogo, e questo forse nel caso degli inglesi li rende un po' avvantaggiati. E quanto al tempo, che come sapete non è tutta l'Italia, perché il mondo diciamo del mezzogiorno invece ha una tradizione monarchica che non esclude ovviamente la storia urbana, ma diciamo ha declinato diversamente la gestione e i rapporti di potere. E, lo spazio, questo è lo spazio, diciamo, il tempo dovrebbe essere soprattutto quello del basso medioevo, in particolare i secoli
che vanno dal XII al XIV, che sono quelli di più intensa crescita demografica ed economica della penisola italiana, certo di tutta l'Europa, è vero, ma di un'Italia che è particolarmente all'avanguardia in questo movimento di sviluppo che qualche storico ha detto non ha conosciuto esperienze simili fino alla rivoluzione industriale. Dunque è veramente una fase importante che poi viene in qualche misura interrotta, almeno per quanto riguarda il movimento della popolazione, dalla peste del 1348, che poi ahimè non fu isolata e quindi in realtà inaugurò un ciclo che influiva in maniera pesante sulla popolazione, perché ogni volta che si aveva un po' di respiro, poi dopo 7, 8, 10 anni arrivava un'altra epidemia a abbassare, ovviamente, vista la mortalità del 99% circa, ad abbassare il livello demografico. L'immagine che potete vedere riguarda ancora una volta un caso particolare sempre del nostro Ambrogio Lorenzetti, l'allegoria degli effetti del buon governo in un altro, una bottega, è la città che offre gli oggetti della moda. Fra l'altro è la moda che contribuisce al benessere in città e che quindi fa parte del discorso sul buon governo, perché determina ricchezza, lavoro, dà occasione di apprendimento, nelle botteghe si inventa, si innova, quindi si va avanti anche dal punto di vista del sapere, quindi è chiaro che si tratta di un nesso molto forte, fortissimo. E si producevano oggetti di vario genere, tipo, si producevano, si tagliava, si cuciva anche all'aperto, si producevano e si vendevano oggetti e prodotti di tipo diverso, in un'idea di, oggi lo chiamiamo un concept store, ci sentiamo così moderni, ma come le start-up di cui ha parlato stamattina Maria Paola, sono cose che a casa mia si direbbe vecchie come il cucco, cioè l'idea che in un negozio si riesce a vendere in una bottega 4 o 5 merci diverse, che è l'attuale approdo del negozio, nel quale tu entri e pensi di comprare un vestito, invece ti offro scarpe, pupazzi, dischi, libri, entri in una libreria e ti vendono delle ciabatte, cioè si è arrivati a una commistione, confusione, che noi pensiamo molto moderna e assolutamente medievale, ma su questo magari torneremo in un altro momento. Sta di fatto che è in queste città e con questo rapporto, che rapporto anche di vicinanza, di merci diverse, che quindi suscitano il desiderio, fanno venire delle idee, che la moda si lega strettissimamente alla città. Ma è che soprattutto è importante la città per la messa in scena della moda, ed è un'occasione di imitazione, per farsi vedere, e penso che non sia affatto a caso che oggi si usa molto la formula look, intendendo lo sguardo, l'effetto che fa l'insieme che si costruisce abbigliandosi o decorandosi in un certo modo, cioè la centralità dello sguardo, la centralità del modello che si offre, che viene assunto, che è in città che assume il massimo del rilievo, perché è in città che camminando per le strade vedi, che guardando dalla finestra scorgi e che quindi diventa, pone al centro, diciamo, del ragionamento e del discorso lo sguardo, il vedere. Sui banconi compaiono moltissime merci, molte persone vanno in giro guardando nelle botteghe, questo vedete una bottega umbra, spoletina, ecco come erano fatte. Erano fatte in questa maniera, erano aperte allo sguardo, avevano queste diciamo parti in legno che si calavano alla sera, in molti altri casi erano ancora meno strutturate, erano sempre semplici trabacchi, erano delle bancarelle, come si dice ancora oggi, come accade nei nostri mercati minori. E torno a un'immagine che si è già vista, ma io certo non posso esentarmi, sono dipendente dell'Università di Bologna, questa è un'immagine bolognese molto importante per noi, perché non solo decora una matricola dei drappieri, cioè decora uno dei documenti che riguarda l'arte dei drappieri, centrale nel discorso della moda, producono e commercializzano tessuti, ma è anche il segno dell'importanza e della potenza di questa corporazione che arriva a dotarsi di statuti e di regole che vogliono essere decorate con grande maestria e ricchezza di particolari. Questa è una miniatura, che è un mondo che viene riassunto in questa immagine.
considerate che è anche l'occasione per realizzare e vedere una delle prime rappresentazioni del velo di seta. C'è un rotolo circa a metà dell'immagine dove c'è un signore che è appesantito da un enorme peso sulle spalle. Bene, sulla sinistra si vede, a mia conoscenza, la prima immagine di seta rappresentata, cioè un rotolo di materiale talmente leggero e quasi trasparente da essere difficile da raffigurare, perché rappresentare la trasparenza è una vera e propria sfida per i pittori. Con la materia devi riuscire a rappresentare quasi l'immateriale. Chi erano i Lombardi? Lombardi quindi erano affaristi, capaci ma anche odiati, molto odiati, perché erano al centro di un giro di commercio e credito che spesso era molto spregiudicato e era di carattere usurario, poi ne parliamo di questo. Per esempio, cosa potevano fare i Lombardi? Ad esempio, io sono senese, vi racconto cosa facevano i senesi. Senesi erano piuttosto vicini a Roma, quindi una piazza facilitava certi rapporti. Diventarono per primi camsores domini papi, cioè banchieri del Papa, cambiatori del Papa. Che cosa facevano? Il Papa aveva bisogno di raccogliere le decime che la Chiesa riceveva da tutte le istituzioni religiose, le Chiese d'Europa, e la Chiesa aveva bisogno di raccoglierle e veder confluire questi denari presso di sé. Ovviamente non ci poteva andare, non c'era il messo del Papa che andava a raccogliere denaro. Cominciarono ad utilizzare i mercanti che erano in giro per le piazze commerciali. Se ne erano attivissimi, c'avevano una buona moneta, c'avevano le minette d'argento e quindi se ne andarono in giro. Che cosa facevano? Raccoglievano le decime in Europa, nelle varie monete dei luoghi d'Europa. Poi avevano bisogno di cambiarle in una valuta che fosse riconosciuta in Italia. Quindi lucravano sui cambi, giocavano sui cambi. Imparano anche molto presto che questo denaro che ricevevano da tutte le decime in giro per l'Europa, potevano, mentre aspettavano di portarlo al Papa, potevano nel frattempo investirlo. Già due piccole cose. Lavorare sui cambi e investire ciò che si aveva prima di restituirlo fu un modo per accumulare ricchezze impressionanti e quindi diventare veramente banchieri del Papa, poi in grado di prestare alla Curia Pontificia. Questo è un esempio. Un altro esempio fiorentino, ad esempio, che cosa facevano i fiorentini? Compravano, non erano secondi a nessuno nella mercatura in Europa, erano veramente mercanti per antonomasia. Poi si erano fatti la loro moneta meravigliosa, il fiorino, la moneta d'oro che rappresentò quello che ha rappresentato il dollaro, il marco, insomma, nell'economia contemporanea, la moneta di riferimento. Quindi con tutti questi bei denari che valevano molto, se ne andavano in Inghilterra e compravano ad esempio lana a credito. Poi la vendevano nelle Fiandre, in area fiamminga, e la vendevano in contanti. Siccome la vendevano in contanti, facevano lo sconto del 5%. Prestavano a interesse il denaro che avevano ricavato. Alla scadenza del debito avevano già realizzato dei fortissimi guadagni. Ecco, dalla mercatura, la base delle attività bancarie. Lo strumento che caratterizza l'attività dei mercanti banchieri italiani nel corso del Medioevo, documentato anche questo alla fine del XIII secolo, è lo strumento con il quale il mercante che va all'estero evita di portare con sé grandi quantità di denaro liquido in viaggi lunghi, c'è sempre il rischio degli incidenti, dei furti, e quindi nasconde anche, insomma, utilizza anche il cambio delle monete al solito per lucrare in qualche modo. Un esempio, questo è un tipo importante di transazione bancaria. Immaginatevi un mercante fiorentino al solito che opera in una piazza commerciale. Immaginiamo a Bruges. Che cosa fa a Bruges? Lui presta una somma di denaro in moneta del luogo a un mercante che si impegna a rimborsarlo in un altro luogo, in un'altra valuta. Questo mercante però è sempre in viaggio e quindi che cosa fa? Manda un ordine scritto a un suo socio che si trova in un'altra piazza, per esempio a Barcellona, e manda una lettera con l'ordine di restituire la somma in altra moneta a un rappresentante del banchiere fiorentino in quella città. Per questo sistema prevede ovviamente l'esistenza di una rete, di una rete di filiali. Ambedue, il mercante pagava un interesse ma aveva il vantaggio di non esporre il suo denaro ai rischi, il banchiere percepiva l'interesse sul prestito e poteva anche guadagnare sulle manipolazioni dei cambi. Accanto a questo addirittura la forma più radicale di questo topos, che è quella
diciamo, proposta da uno dei grandi storici del XX secolo, Henri Pirenne, che parlava di nascita delle città a partire da un dato momento. Città che sono nate da centri di scambio commerciale, da porti, da luoghi, insediamenti che stanno sui fiumi, che stanno in luoghi buoni per fare commercio. Allora, questo è il topos originario, come dire, è il nostro luogo comune. Partiamo tutti da questo punto di vista. I barbari sono stati terribili, tutto è finito in malora, e poi piano piano riprendono le cose. Allora, questo è un concetto che si origina sicuramente nel Rinascimento, che ha, diciamo, una ragion d'essere, soprattutto nella spiegazione che dà Henri Pirenne, per il Nord Europa, dove davvero possiamo dire che le città nascono a un certo momento. C'è molta verità in questo. Nessuno va a dire che l'età alto medievale sia paragonabile dal punto di vista urbanistico alla età classica, all'età antica, ancora all'età tardo antica. Però il caso italiano è un caso particolare. Ed è questo uno degli elementi, no, che ci servono poi per scivolare verso le interpretazioni della città nel nostro mondo contemporaneo. Allora, perché il caso italiano è un caso particolare? Questa è Roma. Roma, ricostruzione del Foro di Nerva nel secondo secolo, ricostruzione del Foro di Nerva nel X secolo. Questi sono disegni che sono stati fatti in base agli scavi archeologici di Riccardo Sant'Angelo Valenzani. E, come dire, non è paragonabile in nessun modo, effettivamente sembra quasi un altro mondo, tant'è vero che il foro, vedete, nel X secolo viene usato come contenitore delle casette, li chiamavano castella. Le enormi sostruzioni, le enormi murature romane servono a chiudere dei piccoli quartieri. È vero questo, così come è vero che a Roma aveva una quantità incomparabilmente inferiore di abitanti nel X secolo rispetto al II, al III secolo. Però, questo è il punto, non è che c'è una vera e propria cesura, non è che Roma scompare, non è che gli abitati sono completamente abbandonati, ci sono casi di abbandono, ma sono pochi e tutti ben giustificabili. In realtà, e arriviamo al dunque, il reticolo urbano alto medievale in Italia si è conservato pressoché intatto. Se andate a Lucca, per esempio, vi rendete conto che evidentemente è costruita la piazza nell'anfiteatro, come a Roma Piazza Navona, eccetera, eccetera. Siamo in Umbria, fino all'attualità, il Medioevo delle città è il collante identitario dell'Italia di oggi, è uno dei collanti identitari. Forse identitario è una parola molto forte perché ha molte connotazioni politiche. Diciamo che è un collante comunitario, cioè il Medioevo crea comunità nel mondo contemporaneo, nelle città. Questo è il Canon di Maggio di Assisi, edizione 2015, che dimostra perfettamente quanto l'Italia sia un palinsesto continuo, perché questi signori sono contemporanei, sono vestiti da personaggi del 300, hanno dietro di loro un tempio della Minerva che è diventato una chiesa, capite quanto è effettivamente la durata, e poi ho scelto questa immagine perché io ero giurato nel 2015 e mi sono divertito bene. Moltissimo. Grazie mille. Qui in alto a sinistra, Pugin raffigura il panopticon di Jeremy Bentham. Si trattava di una moderna prigione-fabbrica che consentiva di osservare le celle di prigionieri da una singola torretta centrale. Qui, come denuncia Pugin in un'altra tavola, raffigura uomini e bambini e donne che vivevano in uno stato di cattività, disciplinati con la violenza e malnutriti. Addirittura raffigura la dissezione dei loro corpi dopo la morte. Bentham, filosofo e riformatore sociale, rappresentava, era il rappresentante per eccellenza di quelle teorie delle soluzioni razionali, meccaniche ed economicistiche ai mali della società contro cui l'antimodernismo vittoriano lanciava i propri anatemi. Andiamo avanti.
Al coro di Pugin fece eco John Ruskin, il più influente critico d'arte dell'epoca e altro grande teorico del revival gotico. Sostenitore del gotico come stile pienamente inglese, Ruskin era tuttavia critico, a differenza di Pugin, sull'uso modernizzante del gotico. Ruskin è anche contrario all'imposizione e alla diffusione dei grandi boulevard che prevedevano lo sventramento degli antichi quartieri, quindi lo stravolgimento dell'autentico tessuto urbano delle città con edifici in stile neoclassico o neopalladiano. Ovviamente del Gothic Revival, di quel movimento ispirato da numerosi autori, di cui molti già citati da Davide, che tende a riscoprire il gotico e soprattutto a riscoprirlo come forma d'arte nazionale. Il gotico diventa una sorta di simbolo dell'arte prodotta da un paese e addirittura all'interno di alcune nazioni si assiste a delle diatribe tra fautori dello stile neoclassico e fautori dello stile neogotico su quale dei due stili sia più adatto a incarnare lo spirito di quella nazione, che poi abbiamo visto ad esempio nell'Altare della Patria essere in qualche modo fuso in una sintesi, no? Le città medievali, il regno, il nuovo regno neoclassico. Tra coloro che più concretamente si sono spesi, soprattutto per quanto riguarda il concetto di restauro, ci sono questi due signori, Pugin, di cui ha già parlato Davide, e Viollet le Duc. Io ovviamente adesso non mi dilungherò adesso, farò una rapida carrellata di come i principi ideali si siano tradotti in concrete strutture osservabili con i nostri occhi, e mi rifarò molto spesso a materiale che trovate su Medievi e che ci è stato offerto da un nostro collaboratore, Alessio Innocenti, che dovrebbe essere in sala, che è un archeologo, che è un grandissimo appassionato e studioso di restauri neomedievali. Ci muoviamo tra questi due enormi filoni di ricerca e enormi derivazioni di cliché e di topos che, come prima segnalato di Carpegna, continuano a essere presenti nella manualistica e nell'idea e nei luoghi comuni che ci facciamo tutti noi anche come semplici turisti, no? Difficilmente un turista giapponese prende un aereo per vedersi uno scavalto medievale, va direttamente a Roma, o difficilmente va a un piccolo museo medievale che riguarda l'VIII secolo, ma va a Napoli. Quindi cosa c'è in mezzo? Cosa c'è fra l'acquedotto di Segovia e la Napoli comunale? O cosa c'è fra la Roma del V secolo e la Siena del 300? Un altro cliché, i secoli bui, l'arrivo dei barbari, la distruzione mano militari e con cattivo gusto di tutte quelle bellissime cose che ci offriva la città di Roma, e quindi la civilitas, l'arte, la responsabilità sociale. E qua, nella Domus del Chirurgo di Rimini, possiamo quasi con una sola immagine sintetizzare quello che è l'impatto della fine di Roma, ma un impatto di cliché, perché non fu mai così, perché fondamentalmente, come vedete qua dove si aprono le due sepolture su quella che fu la Domus chiamata del Chirurgo, perché si sono trovati nella stanza accanto una serie di strumenti chirurgici dell'epoca romana che sono serviti per dar nome alla casa, vediamo che è stato rotto il pavimento per inserire una necropoli, ma fondamentalmente tutta quella struttura e tutta quella Domus, per quando si fece la necropoli, non c'era già in alzato, quindi difficilmente chi fece questa necropoli poteva sapere cosa c'era lì. Però è un'immagine di una grande forza per indicare la forza, appunto, del cliché della distruzione di una civiltà da parte dei barbari e dall'arrivo di una nuova epoca come quella dell'Alto Medioevo, che il cliché vuole senza città. Se noi allarghiamo adesso l'obiettivo della nostra passeggiata, andiamo in Spagna, questo cliché sembra rafforzarsi. Per esempio la foto superiore, Clunia, la grande capitale del Conventus Cluniensis, la città da dove Galba fu chiamato alla morte di Nerone per occupare il trono imperiale, oggi è solo quel piccolo scavo in uno spazio enorme di una città enorme,
che non conosciamo in tutta la sua estensione, o più a sud, già quasi nella regione di Murcia, il Tolmo di Minatela, che era un'enorme città posta su questa sommità d'epoca visigota, con tanto di vescovo, oggi praticamente con nulla in piedi. Le città medievali, basso-medievali, nella fattispecie di cui parlerò io, sono oggi come oggi assai visibili. E quindi il titolo della nostra relazione, per la mia parte dell'intervento, non avrebbe alcun senso. Sono assai visibili perché, come ricordava Igor, l'archeologia medievale urbana ha fatto passi da gigante, pur essendo una disciplina giovanissima, perché abbiamo fatto passi da gigante nello studio della documentazione scritta, nello studio dell'iconografia, che bisogna impiegare con grande cautela, e soprattutto perché adesso disponiamo di nuove tecnologie che ci aiutano a ricostruire le città con plastici, vedete qualche esempio. Naturalmente anche questo è un borgo di nuova fondazione, quindi non è una città in realtà, no? Non è forse neanche una quasi città di San Giovanni Valdarno, l'immagine di prima era la città di Bologna, ancora San Giovanni Valdarno, e poi per arrivare fino a queste elaborazioni virtuali. Delle città, questa pensate, è Milano e Piazza del Duomo, prima che fosse costruito il Duomo, con la cattedrale di Santa Maria Maggiore e il battistero di San Giovanni, che oggi non ci sono più, e come vedete dietro è in costruzione la nuova cattedrale. Parlerò molto di Milano, lo confesso, e vi dirò anche il perché. Richiamo soltanto alcune caratteristiche. Vi dicevo, l'iconografia. L'iconografia ci offre una serie di esempi, non ci siamo messi d'accordo, ma tutti naturalmente portiamo l'allegoria del buon governo, perché l'iconografia utilizza dei cliché, se li vogliamo chiamare così, per rappresentare le città o per dirci che quella è una città. Quindi le mura, le porte, qui vedete il buon governo, e vedete anche il libro del Biadaiolo di Firenze, il libro del Biadaiolo in cui vediamo rappresentata la città di Firenze. Tra i modi di rappresentare la città medievale, naturalmente ci sono le torri che hanno però un valore, cambiano di significato, quindi noi vediamo in effetti sempre una torre, ma questa torre nel IX secolo significa una cosa, nel X significa più o meno la stessa cosa, tra XI e XIII secolo cambia tutto, perché pur mantenendo un valore simbolico, la torre richiama i palazzi regi e quindi inizialmente viene costruita in città dalle famiglie eminenti per richiamare la loro importanza. Dopo mantiene senz'altro questa importanza, ma assume un valore militare. Le torri servono per offendere, per combattersi tra famiglie nell'età comunale, no? Quindi ogni famiglia importante, eminente della città, si riconosce in una torre. Quella torre porta il nome di quella famiglia. Speriamo che le categorie di visibile e invisibile adesso siano più fluide per tutti voi. Volevamo terminare con una brevissima citazione dal volume che poi ha ispirato, dall'opera che ha ispirato il nostro titolo, che sono Le città invisibili di Italo Calvino, l'Atlante, nel quale Marco Polo racconta ogni sera a Kubilai Khan le città incontrate nel suo incessante peregrinare. Quella città è sempre Venezia, però ci pare bello finire con una breve citazione che pensiamo che raccolga tutte le città di cui si è parlato in questi giorni, che sono poi sempre la stessa città, o Venezia o il Medioevo. Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Jaira dagli alti bastioni. Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti, ma so già che sarebbe come non dirti nulla. Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. Ma la città non lo dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli e svirgole. Grazie. Diciamo che una parte significativa dei ragionamenti che abbiamo fatto intorno alle conclusioni sostanzialmente di questo bellissimo convegno ci sono venute mentre mangiavamo insieme oggi, e l'elemento
sicuramente più interessante, sul quale abbiamo convenuto entrambi, è questa idea di che tipo di Medioevo stiamo tirando fuori e di che tipo di manifestazione sta diventando, e ormai dopo 3 anni effettivamente un trend si può cominciare a delineare, che tipo di manifestazione sta diventando questo festival del Medioevo, da cui pensare se fare una fuga dal festival del Medioevo oppure una fuga nel festival del Medioevo. E allora la parola interessante che ha tirato fuori il chiarissimo professor Cardini è altrove, cioè non tanto storia o non solo storia, ma qualcosa di estremamente più ampio. La parola altrove, nella quale in realtà tutto confluisce, perché confluisce anche l'immaginario, il visibile e l'invisibile, le azioni, le opere e le omissioni anche. E forse a questo punto lancio la battuta, quella appunto che non si deve dire di andare avanti, e se crede il professor Cardini, forse proprio su questo discorso che è lui stesso che ha tirato fuori, cioè l'idea dell'altrove, di questa manifestazione che è oltre il Medioevo. Ultraeia, come diciamo noi adetti del Cammino di Santiago. E dunque, ecco, cerco di chiarire, ma mi pare Tommaso sia stato molto chiaro. Intanto in omaggio a una bellissima signora che è anche una collega bravissima, e l'avete visto, che è Francesca Roversi Monaco, vorrei dire che l'idea, sì, mi è venuta a me, ma mi è venuta un po' riciclando un discorso che abbiamo fatto, non qui, ma a Bologna, varie volte, anche con lei, con suo padre, che è stato rettore storico dell'Università di Bologna, e con altri, visto che visitavamo un castello che a modo suo è un altrove, anzi è molto un altrove, è un po' come lo Xanadu in California, quello del Magnate Fest, quello che ha dato l'idea a Orson Welles per il quarto potere, che ripete un pochino anche la, Umberto Eco se n'era accorto, la tematica papiniana di Gog, un bellissimo libro purtroppo dimenticato. Xanadu è la reggia fantastica di Genghis Khan, dove confluiscono tutte le ricchezze e le meraviglie, anche le meraviglie magiche del mondo, sono draghi volanti, eccetera. Questo magnate della stampa del primo Novecento riprodusse in California, prendendo veramente pezzi del nostro Medioevo, perché in realtà il nostro Medioevo lui l'aveva comprato anche dal Messico. Nel Messico c'è un Medioevo anche gotico, e non solo barocco, o umanistico, che però è passato attraverso il frateresco spagnolo. E c'era un signore messicano col nome tedesco, che io non ricordo per il momento, quindi non lo dirò, se avete Alzheimer, l'Alzheimer avanza, ma che fece anni fa un bellissimo libro su Medioevo nel Messico, un libro... La Herencia Medieval de Messico, un libro favoloso, straordinario, sono cose che bisognerebbe rimettere in circolazione. Del resto, quando parlava di queste cose, a me veniva in mente immediatamente il modello, proprio l'urmodel del Medioevo riprodotto e della fuga nel Medioevo, che è una fuga dal Medioevo, perché hanno preso queste cose dal Medioevo europeo, se le sono comprate e le hanno rimontate nel New England a pochi chilometri da New York, hanno fatto il Cloister, che è uno dei musei medievali più belli del mondo, insomma, dove c'è quel famoso bellissimo tappeto arazzo dell'unicorno, che fa perfetto pendant con quelli del ciclo dell'unicorno del Museo di Cluny di Parigi. Sono cose che in fondo ci appartengono, ma sono Medioevo, sono fuori dal Medioevo, sono roba rubata al Medioevo, strappata al Medioevo, ma rimessa nel mondo moderno, sono cose che vengono venerate nel Medioevo perché in realtà noi vorremmo in qualche modo tornare al Medioevo. E quale Medioevo? Ricordate la poesia di Verlaine, no? Le Moyen Age enorme, delicate.
Monche, Rampan, Navigare, eccetera, che lui dice Verlaine dice proprio questo, lontano da questi tempi di carne troppo pesante e di spirito troppo debole. Ecco, il problema è proprio questo. Io circolavo stamattina fra i banchetti, perché ovviamente sono arrivato in ritardo, ho fatto anche il mio precetto domenicale, anzi, oggi è la prima domenica ottobre, quindi è una festa mariana, la messa è durata a lungo, mi sono perso le conferenze del mattino e quindi perse per perse, oziavo per i banchetti e ho notato che in fondo questo è un medioevo spurio. La domanda è, cioè, perché lei il medioevo puro conosce? No, non lo conosco, ma se questi si fossero limitati ai soliti templari, al solito Graal, ora poi grazie a Dio c'entra anche qualche altra cosa, per esempio la vita quotidiana, l'artigianato, poi c'è la gastronomia, poi siamo a pochi chilometri da Bevagna, quindi le gaite, la gara per la gare gastronomiche, siamo a pochi chilometri da Assisi, quindi il Calen di Maggio, da un lato c'è un medioevo quotidiano, sì, ma quotidiano di quanto? Beh, insomma, lo fissiamo grosso modo fra 200 e 300, forse con qualche spennellata di 400, ma guardate, se andate al Palio di Siena vi trovate davanti alla stessa incertezza. Guardate lo splendido corteggio, ricchissimo, tra l'altro perché le contrade ci spendono, delle monture, come si dice a Siena, degli abiti delle varie contrade, anche gli armigeri, eccetera, eccetera, e notate che c'è roba che potrebbe essere ascritta, anche roba ben fatta, di qualità, con buoni materiali e con buona conoscenza filologica. Il Palio di Siena è pieno di ammiratori della Muzzarelli e tutte le volte la Muzzarelli scrive un libro sulla moda se lo divorano e poi ci stanno attenti, quindi stanno filologizzando la festa e in un certo senso abbiamo vinto. Quando eravamo ancora eravamo perché c'era già Tommaso come altri eccetera eccetera, eravamo un po' un nucleo di gente che qualche collega ci guardava un pochino, non dall'alto in basso, questo no, ma di traverso, dice, insomma, cosa volete fare? Non facciamo goliardate, voi andate sempre a discutere con quelli che fanno le sfilate, fanno i tornei, ma insomma, serietà per dirci. Ma noi pensavamo in fondo, molto oscuramente, ora forse il discorso è più chiaro, che non è scritto da nessuna parte che quando si gioca al Medioevo si debba essere filologicamente imprecisi, quanto si può. Che Medioevo non lo conosciamo mica bene, nemmeno i migliori specialisti fra noi, che io non lo sono, non lo conosco, Medioevo, nulla si conosce. Ora che è la stessa di Franco, me la cavo così, grazie.